Con questo video intendo offrire il mio punto di vista, la mia riflessione personale su un determinato tema, il tema del giudizio. Se ne parla veramente tanto di questo tema. Io stessa, sia in passato che attualmente, mi ritrovo ad affrontare determinate dinamiche che fanno parte della mia personalità e della mia storia personale e quindi a dover riflettere su questo argomento ripetutamente. In effetti, il giudizio è semplicemente ciò che ci permette di scegliere. Esiste un certo tipo di giudizio nella sfera universale, quindi proprio nella sfera che ci riguarda tutti, in cui, o perlomeno grazie al quale, è possibile effettuare una scelta di cammino, una scelta evolutiva. Ecco, giudizio per me è questo, è saper scegliere. Poi vi sono tanti tipi di giudizio. C'è quello che mi fa esprimere una preferenza. E c'è quello invece che mi fa esprimere una parola malevola, una forma di lamentela, un'espressione di rabbia, ecco, o di desideri comunque ad una sfera emotiva inferiore, come la vendetta, la rivalsa. Il desiderio di primeggiare, quindi il potere, la manipolazione. Ecco, i giudizi che appartengono al primo modello sono il discernimento, quindi fanno parte del discernimento. I giudizi che appartengono a questo secondo modello di cui vi ho parlato sono invece, fanno parte del corpo di dolore. Proprio perché ho dovuto sperimentare il giudizio sia dentro di me che fuori di me, sia verso l'esterno che verso l'interno, sono arrivata a, diciamo, una consapevolezza maggiore riguardo questo argomento. Se io giudico nell'altro un tipo di comportamento, un tipo di dinamica, lo faccio sia perché in un certo senso voglio distaccarmi da quel tipo di comportamento, da quel tipo di dinamica, non lo voglio, diciamo, assumere come, modello per i miei comportamenti e per le mie dinamiche. Oppure lo posso giudicare perché non mi rendo conto di avere quel tipo di dinamica, quel tipo di comportamento, magari anche latente, ancora sconosciuto, ancora nell'ombra, dentro di me. Quindi ci sono questi due tipi di modello. Quello che mi fa dire, ah, lui è così, 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 perché sono incosciente e inconsapevole di me. Quindi vedo nell'altro ciò che io sono in latenza, ciò che io sono come altra polarità, o ciò che mi appartiene, che potrebbe appartenermi, che potrebbe fare parte della mia personalità, ma che io non esprimo totalmente. Oppure posso giudicare l'altro e dire lui è così, 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 così e io voglio essere diverso. Però, se vogliamo analizzare fino in fondo questo argomento, questo tema, se io usassi questo secondo tipo di giudizio, quello che mi fa discernere, quello che mi fa comprendere che io non voglio essere quelle cose lì, sicuramente l'energia alla base di questo tipo di elargizione, di questo tipo di espressione del giudizio, sarà
sicuramente un'energia basata comunque sull'amore. Quindi io vedo che lui, che lei sono così, non voglio esserlo, cioè scelgo di non esserlo. Per scegliere di non esserlo, devo prima aver compreso e aver conosciuto di me quella determinata dinamica. Altrimenti il non voglio esserlo si riferisce solo ad una repressione, ad un rifiuto di quella modalità di vita. Non solo, quel non voglio esserlo potrebbe essere un finto intento, se non conosco alla base che cosa lo sta esprimendo. Se io invece dentro di me ho le idee chiare, diciamo, conosco molto bene determinate dinamiche di me, so che l'altro mi sta facendo vedere qualcosa che effettivamente io ho in potenziale oppure proprio come espressione di quello che sono, posso scegliere a quel punto se continuare ad alimentare questa forma di esperienza della vita oppure scegliere altro. Ecco, questo va fatto solo e semplicemente dopo che ci siamo resi conto che dentro di noi c'è quel tipo di dinamica, quel tipo di espressione della vita, latente oppure espressa. Ok, ce l'ho. Non lo giudico malevolmente al di fuori di me, cioè so che l'altro me lo sta facendo vedere, ma con amore vado oltre. Con amore vado oltre, con compassione verso chi me lo sta facendo vedere, con gratitudine anche verso chi me lo sta facendo vedere, perché grazie a quel tipo di comportamento, quel tipo di dinamica, io posso andare oltre, posso riconoscerla dentro di me e scegliere altro, proprio perché siamo un insieme di archetipi, siamo un'allargata espressività di un'unica cosa. Quindi dentro di noi abbiamo veramente tutto, tutto in forma potenziale, in forma espressa. E scegliere a quale forma dare potere è sicuramente una parte stessa del giudizio, se vogliamo. Il giudizio però di cui vi parlavo inizialmente, cioè quello che mi offre la possibilità di scegliere. Quindi, come vedete, abbiamo fatto un giro. Siamo partiti dal giudizio secondo due visioni. Quella che mi fa parlare in maniera critica, ma un critico poco costruttivo, un critico lamentoso, un critico rabbioso, un critico di vendetta, e quello che invece mi fa compiere un'azione di scelta. Abbiamo detto che in questa azione di scelta io ho due altri modi, si potrebbe fare quasi uno schema, un diagramma. Il primo modo mi fa vedere l'altro e mi fa, diciamo, rifiutare quello che vedo e quindi entro comunque ancora di più nell'ombra. Il secondo modo è mi fa vedere quello che c'è, la realtà, approfondirla dentro di me, riconoscerla e scegliere finalmente. Durante l'ultima scelta io effettivamente posso uscire dalla visione giudicante. Posso discernere, cioè posso scegliere cosa compiere nella mia vita, quale strada percorrere, senza più voltarmi indietro. Il che significa che se l'altro poi continua ad attirare la mia attenzione, ad attirare il mio giudizio, allora significa che non è stato fatto un buon lavoro su di me.
se la mia attenzione, il mio focus ritornano nel giudizio verso questo personaggio che magari sta continuando a svolgere quel tipo di azioni da cui io mi disconnetto, significa che ancora sono in quell'energia lì. E se ancora sono in quell'energia lì, molto probabilmente non ho sciolto il nodo che c'è alla base. Quindi cosa significa? Significa che nel momento in cui io scelgo un altro percorso, un'altra strada, devo proprio mettere un intento preciso di dare alimento solo a cose che ora sento risonanti con la mia nuova consapevolezza. Non mi devo più girare indietro verso quello che è passato, perché sennò sono a cavallo di queste due energie. È un po' come il nuovo mondo, vecchio mondo. Se io continuo a, cioè io ecco, magari esprimo il desiderio di entrare nel nuovo mondo, nella nuova vibrazione, ma continuo a stare con un piede nella vecchia, magari giudicando, magari parlandone ancora, magari credendo ancora a qualche sfaccettatura di questa vecchia realtà, non sarò mai totalmente nella nuova. È la stessa cosa, è ciò che riguarda il giudizio. Quindi il giudizio mi permette di scegliere. Dopo che io ho scelto, basta, esiste la nuova realtà, non mi devo più guardare indietro. Non devo più andare a dire, ma guarda, quello però si comporta ancora così, perché allora significa che non l'ho mai veramente risolto. Ecco, c'è un decalogo che io ho scritto nel mio libro Alchimia delle Parole e che leggevo proprio stamattina, che mi ha acceso questa ulteriore riflessione e che volevo condividere con voi. Vado a prendere il libro. Ecco, si intitola Decalogo simpatico per stare meglio ed è a pagina 185 di Alchimia delle Parole. 1. Non c'è proprio nessuno da convincere. 2. Se mi infastidisce un atteggiamento nell'altro, prima devo risolverlo dentro di me. 3. Dopo averlo riconosciuto e risolto dentro di me, posso sperare che si risolva anche nell'altro. Proprio perché l'universo è un mio riflesso, possono esserci delle possibilità per cui nel momento in cui io lavoro dentro di me una determinata dinamica, forse chi me la sta riflettendo può a sua volta cambiare la sua dinamica interiore. Ma non è detto che sia così. Nel momento in cui non sia così, io non mi guardo più indietro. 4. Appunto, se non dovesse risolversi nell'altro, posso permettermi di guardare oltre e lasciare andare. 5. Dopo aver lasciato andare, mi potrò accorgere del fatto che non esiste un dentro e un fuori, proprio come non c'è nessuno da convincere. Rileggiamo il punto 1. 6. Ecco perché è assolutamente inutile e fuorviante giudicare, e oggi aggiungo giudicare malevolmente. 7. Mi permetto di accettare tutte queste parti di me e nell'amore mandarle a splendere. 8. Esisto solo io. Non è un delirio di onnipotenza, bensì il senso dell'essere. 9. Per tale ragione, tutto ciò che ho il coraggio di guardare negli occhi verrà integrato e unito. 10. Controllare bene tutto il decalogo. Potrebbe non esistere proprio niente da risolvere, approvare, unire o integrare. Un abbraccio a tutti.